prima, seconda o terza dose? Terza. Terza. Terza dose. Terza. Terza. Seconda. Terza. Da quanto tempo sta aspettando? Dalle 9:15 più o meno. Da 2 ore. È infilata molto? Sono appena arrivata. 2 ore circa. Prima, seconda o terza dose? Terza dose. Tempi di attesa previsti? Ci auguriamo una mezz'oretta, un'oretta di arrivare, diciamo. A Francavilla al Mare è il primo di 3 giorni di Open Day per le vaccinazioni anti-Covid, per volere del comune che punta a immunizzare la popolazione residente, in collaborazione con la ASL di Lanciano, Vasto Chieti e la Prefettura. Sono circa 2.000 le dosi di vaccino che saranno somministrate dalle 8:30 alle 20:30 nei locali del centro del riuso di Valle Anzuca, senza bisogno di prenotazione. Dopo la prima giornata destinata agli ultra dodicenni, sabato la priorità spetterà alla fascia pediatrica 5-11 e domenica in primis agli over 50, ma anche a tutti coloro che, francavillesi e non, decideranno di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, come spiegato dal sindaco Luisa Russo. Una grandissima adesione sin dalle prime ore di questa mattina, le file scorrono tranquillamente, quindi siamo molto soddisfatti e colgo l'occasione per ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò, cioè il Comitato Mani Unite di Francavilla, nella persona della Presidente e dell'Avvocato Angela Paolucci, referente a Francavilla. Ringrazio il consigliere Paolucci che ci ha consentito di organizzare questo evento, diciamo, nonché il Ministero della Difesa, anche nella persona del generale Figliuolo, il professor Chiarelli del reparto di pediatria, la clinica universitaria, gli studenti universitari, gli specializzandi, oltre sempre presenti Protezione Civile, Croce Rossa e tutti i volontari che ci hanno dato una mano in tutto questo lungo anno di vaccinazioni. Credo molto molto nell'aiuto del vaccino, sono convinta insomma che ci potrà aiutare a uscire dalla pandemia e ho voluto offrire un servizio ai tanti residenti che ancora non riuscivano a vaccinarsi e quindi erano in attesa di conseguire il Green Pass. Credo che questa sia la via per uscire da questa pandemia. Colonnello Salvatore Falvo, anche il Ministero della Difesa è coinvolto direttamente in questa campagna vaccinale. Il Ministero della Difesa sin dall'ottobre del 2020 ha dato ampia disponibilità di uomini, mezzi e personalità e professionalità per poter combattere adeguatamente il virus. Abbiamo iniziato con l'operazione Igea, che ha fatto sì che potessimo tamponare le persone, poi abbiamo proseguito con l'operazione Minerva, che è quella della ricezione e distribuzione dei vaccini. Adesso siamo in piena operazione EOS, che ci vede coinvolti in questa bella giornata, e siamo anche coinvolti con l'operazione Atena per i testing scolastici per i ragazzi. Eleonora Caraman, presidente del Comitato Mani Unite per Padova, che è impegnato in questi 3 giorni di Open Day per la vaccinazione. Abbiamo accolto l'appello del sindaco, dell'avvocato Luisa Russo, in cui ci chiedeva la collaborazione che era stata fatta nelle altre città dell'Abruzzo. Padova torna sì in Abruzzo, ma con la costituzione del Comitato Mani Unite per Francavilla, quindi siamo riusciti a mantenere il valore della generosità data all'epoca, all'inizio della pandemia, costituendo un gruppo di volontari che abitano a Francavilla, che continueranno l'opera del Comitato di Padova.